Il film inizia con una coppia di Los Angeles, Nora e Alec, che si dirigono in campagna per un'uscita. Tuttavia, sulla strada per la loro destinazione, si perdono. Si fermano a una stazione di passaggio per cercare aiuto, ma dentro non c'è nessuno. Nora non riesce nemmeno a trovare un bagno per liberarsi e trova invece il cellulare di qualcuno e una borsa. Nonostante la strana scoperta, fa i suoi bisogni all'aperto senza pensarci molto. A sua insaputa, c'è un teschio insanguinato di un essere umano nelle vicinanze. Nora torna quindi alla macchina e parla casualmente degli effetti personali che ha trovato alla stazione di passaggio. Alec non sembra però eccessivamente preoccupato e ha più paura della macchina a corto di carburante. Lungo la strada, la coppia incontra una donna la cui auto è ferma. Alec si offre di aiutarla a mettere in moto la sua macchina e si mette subito al lavoro. Nel frattempo, le signore iniziano a chiacchierare e la donna chiede a Nora se è sposata con Alec. Questo commento fa sentire Nora molto a disagio e afferma fermamente che non sono affari suoi. Purtroppo, la donna si offende e inizia a criticare la coppia. Arriva persino a chiamarli irresponsabili e stupidi. Nel frattempo, nonostante i suoi tentativi, Alec non è in grado di riparare l'auto. Questo infastidisce ulteriormente la donna, che insulta Alec definendolo un fidanzato schifoso. Infuriati per essere stati insultati senza motivo, i due salgono in macchina e se ne vanno lasciando indietro la donna. Mentre guidano, Nora esprime il suo disprezzo per la campagna, citando gli incontri con persone come la vecchia come uno dei motivi. Dopo un po', trovano una tavola calda affollata e si fermano a mangiare. La cameriera dice loro il menù e ordinano un hamburger non vegetariano, ma quando provano il panino trovano strano il sapore. Alec poi nota che un uomo sta fissando Nora in modo strano. Questo lo mette a disagio e insiste per andarsene. Anche Nora è d'accordo e si preparano a uscire dalla tavola calda senza finire il pasto. Tuttavia, mentre escono, l'uomo li ferma bruscamente e avverte Nora che non è al sicuro in questo villaggio. Nella scena successiva, Alec sembra sinceramente preoccupato per ciò che l'uomo ha detto prima, ma Nora crede che sia solo un eccentrico locale. Dopo un po' si fermano a una stazione di servizio e Alec fa rifornimento alla macchina. Chiede anche al cassiere di nome Andrew informazioni sulle opzioni di alloggio nelle vicinanze e quest'ultimo li indirizza verso alcune casette in affitto più in alto lungo la strada. Continuando il loro viaggio, si imbattono in una casa fatiscente. Inizialmente Nora è turbata dal posto fatiscente, ma senza opzioni rimaste decidono di entrare. Mentre salgono le scale insieme, sono sorpresi dalla presenza del padrone di casa, il cui volto è contorto e deformato. Li saluta calorosamente e chiede se hanno bisogno di una stanza. Quando Alec conferma che stanno cercando un posto dove stare, il padrone di casa li conduce in una capanna vicina e rivela che viene affittata dagli scout e dai campeggiatori. Dopo che se ne va, un'ansiosa Nora si confida con Alec, esprimendo i suoi sospetti riguardo al proprietario. Il ragazzo però la calma, assicurandole che va tutto bene. Mentre i due parlano, la telecamera fa una panoramica sulla parte superiore del letto a castello adiacente, che sembra essere macchiato di sangue. Durante la notte, una persona che indossa una maschera da pecora viene vista nascondersi sotto il letto della coppia. Emerge poi lentamente da sotto il letto e incombe minaccioso su di loro. La mattina dopo, Nora si sveglia e si ritrova rinchiusa in una gabbia per cani. La vista orribile quasi le dà un infarto. Tenta quindi di liberarsi mentre chiama Alec, ma lui non si vede da nessuna parte. Appare poi un uomo con una maschera da capra che colpisce la sua gabbia, indicando che deve rimanere tranquilla. Spaventata, Nora obbedisce, ma dopo che l'uomo mascherato se ne va cerca di scappare. La donna si accorge di un sasso fuori dalla sua gabbia e riesce ad afferrarlo attraverso le sbarre. Cerca quindi di usarlo per rompere la serratura della sua gabbia, ma proprio in quel momento l'uomo mascherato da capra ritorna insieme a un altro uomo che indossa una maschera da mucca. Quest'ultimo le si avvicina lentamente e la seda. Più tardi, Nora riprende conoscenza in un fienile legata a una sedia con le gambe separate forzatamente. Appare quindi un uomo coniglio, che la insemina artificialmente con un grosso strumento simile a una siringa, lasciandola urlare dal dolore. Successivamente, Nora viene messa nella sua gabbia e portata da qualche parte dai due uomini di prima. Lungo la strada, nota altre persone mascherate nella stalla che fanno i loro lavoretti quotidiani. Vede anche un uomo che fa a pezzi il cadavere di qualcuno, e diventa evidente che in questa fattoria si produce carne umana. Dopo un po', i due uomini alla fine lasciano Nora nella stalla. La scena poi si sposta in una stanza dove Alec e altri uomini sono stati rinchiusi in una gabbia. Mentre riprende conoscenza, scopre di essere stato strettamente imbavagliato e spogliato dei suoi vestiti. Alec cerca di parlare con gli altri uomini nella stanza, ma senza successo. Si presenta poi un gruppo di abitanti del villaggio, che colpiscono uno per uno la testa dei prigionieri facendoli svenire.
Presto, gli abitanti del villaggio si rivolgono ad Alec in quella che si rivela essere una scena spaventosa. L'uomo cerca di scappare, ma i cattivi alla fine lo mettono fuori combattimento. Successivamente, un Alec privo di sensi viene caricato su un carrello e portato al macello per ulteriori lavorazioni. La scena poi rivela che il complesso è in realtà una fattoria comunale, ed è gestita da individui con maschere di animali. Catturano uomini e li macellano per la carne, mentre le donne vengono allevate per il loro latte. La carne raccolta viene successivamente utilizzata per fornire servizi di catering per matrimoni e cerimonie varie. Incredibilmente, viene rivelato che il padrone di casa di prima è il capo di questa inquietante organizzazione. Nella scena successiva, si vede il padrone di casa che riceve un enorme ordine che richiede una grande quantità di carne. Tuttavia, un lavoratore lo informa che non hanno abbastanza uomini per soddisfare la domanda. Non avendo altre opzioni, il padrone di casa decide di utilizzare una delle donne che è confinata per la produzione del latte. Si dirige quindi alla stalla del caseificio, dove numerose gabbie tengono imprigionate le donne che allattano. Il padrone di casa controlla i tassi di produzione del latte per scegliere la donna meno produttiva da macellare. Durante l'ispezione, nota che una donna ha allattato di nascosto il suo bambino. Questo fa arrabbiare il proprietario, in quanto sta facendo fatica a soddisfare la domanda di latte e carne per la sua attività. Seguendo i suoi ordini, un'operaia afferra il suo bambino e lo sbatte brutalmente a terra, uccidendolo sul colpo. Dopo che i due uomini senza cuore se ne sono andati, la donna è inconsolabile e piange per suo figlio. Viene quindi rivelato che Andrew, il ragazzo visto all'inizio del film, lavora per il padrone di casa e il suo compito è quello di indirizzare i visitatori alle casette. Si scopre però che Andrew è mentalmente disabile e parla alla donna in difficoltà in modo condiscendente. Questo la fa infuriare e lei lo chiama malato. A sua volta, anche Andrew si arrabbia e la chiama una cattiva umana. Più tardi, quando un operaio viene alla stalla per indagare, scopre che la donna è morta. È chiaro che Andrew ha ucciso la donna ed è scappato da lì. Quando il padrone di casa viene a sapere di ciò, ordina con rabbia ai suoi uomini di localizzare il ragazzo. All'interno della stalla, Nora scopre un'altra prigioniera che si trova accanto a lei in una stalla. La donna è collegata a una mungitrice e viene munta continuamente. Quando Nora chiede informazioni su cosa sta succedendo nella fattoria, la donna dice che è meglio che non lo sappia perché non c'è modo di scappare. Rivela poi di essere rinchiusa nella fattoria allo scopo di allevamento da 2 anni. È stata ingravidata talmente tante volte che non può più concepire. Mentre le due continuano a chiacchierare, sentiamo le grida di un'altra donna di nome Ashley, che è imprigionata da 3 anni. Nora cerca di offrirle supporto, assicurandole che troveranno un modo per scappare, ma Ashley afferma che la fuga è impossibile poiché gli uomini mascherati riescono sempre a trovarle. Nel mattatoio, un uomo mascherato sorprende Andrew a giocare con un paio di teste decapitate. Il pazzo supplica di non essere incolpato, ma viene portato via con la forza. Il padrone di casa rimprovera quindi Andrew per aver trascurato i suoi doveri e gli dice esplicitamente di non giocare con il suo cibo. In questo caso, si riferisce agli esseri umani come cibo. Dopo questo, Andrew viene assegnato a un supervisore mascherato che gli ordina di dare da mangiare ai prigionieri. Tuttavia, durante l'esecuzione di questo compito, Andrew ribalta accidentalmente la pentola del cibo, rovesciando tutto il suo contenuto. Temendo una punizione fugge, e l'operaio mascherato lo insegue. Alla fine, finiscono all'interno della serra, dove Andrew afferra una manciata di origano e continua la sua fuga. Si precipita poi dal padrone di casa in cucina, presentando l'origano come offerta. Stranamente, il padrone di casa accetta il regalo e perdona Andrew. Quando l'operaio che aveva inseguito Andrew arriva, riceve ordini dal padrone di eliminare le donne improduttive che non sono in grado di produrre latte. La scena poi passa al fienile dove Nora osserva la donna di prima mentre viene presa e macellata per ottenere carne. Dopo che i macellai se ne sono andati, lei crolla per la disperazione, ma viene presto interrotta da un rumore alla sua porta. Con sua sorpresa, Alec è ancora vivo e cosciente. Nora sussulta per l'eccitazione e dopo un po' di tempo riescono in qualche modo a scappare dalle stalle. Il pericolo non è però ancora finito, siccome devono ancora attraversare la proprietà evitando gli uomini mascherati. Nora aiuta Alec a salire su un camion per la fuga, ma esso non riesce a partire in un momento critico, costringendoli a proseguire a piedi. Si imbattono poi in una chiesa, dove si prendono una pausa. Mentre la coppia si guarda intorno, notano che i volti di Gesù e dei suoi seguaci sono stati sostituiti con maschere di animali. Proprio in quel momento, un uomo con una maschera da mucca entra in chiesa. Comincia a pregare, e la coppia coglie l'occasione per fuggire. Sfortunatamente vengono però scoperti, e l'uomo mucca suona un campanello allertando gli altri lavoratori della fattoria. Durante la corsa,
Alec rimane intrappolato in una trappola per orsi e Nora cerca di liberarlo. Tuttavia, vedendo avvicinarsi gli operai mascherati, Alec le dice di scappare. Nora non vuole lasciarsi alle spalle l'amore della sua vita, ma non ha altra scelta. Mentre scappa con riluttanza, gli operai raggiungono Alec e gli schiacciano la testa con un sasso. Nel frattempo, Nora si rifugia nella stalla maschile. Lì, uno dei prigionieri maschi nota la sua presenza e le dice silenziosamente di fuggire per salvarsi. Nora si avvicina rapidamente alla sua gabbia e gli chiede di aiutarla a fuggire dalla fattoria. Con qualche esitazione, l'uomo le racconta di un autobus che gli operai utilizzano per trasportare le loro vittime. Le dice anche dove gli operai tengono le chiavi. Con queste informazioni, Nora si dirige verso un'area spaziosa dove sono parcheggiate numerose auto. Lì, vede un guidatore mascherato, fortunatamente con le spalle rivolte dall'altra parte. Approfittando di ciò, Nora lo colpisce alla testa con un martello e lo mette fuori combattimento. In quel momento tre individui mascherati individuano Nora e corrono verso di lei, ma lei sale in macchina e attraversa la recinzione. Sfortunatamente, rimane presto senza benzina ed è costretta a uscire dall'auto. Viene quindi inseguita attraverso la proprietà, e senza opzioni rimaste Nora alla fine ritorna alle stalle. Lì, libera Ashley e la aiuta a uscire. Si dirigono poi verso l'autobus, ma scoprono che mancano le chiavi. Sebbene delusa, Nora ricorda cosa le aveva detto l'uomo in gabbia prima, così va alla casa specificata per recuperare le chiavi. Fortunatamente riesce a trovarle, e poi ritorna al bus. Per qualche ragione Ashley sembra molto preoccupata, e quando Nora prova a far partire il mezzo, si rende conto con suo grande orrore che tutti i posti sono stati occupati da persone mascherate. Il film si conclude con gli operai mascherati riuniti attorno a un tavolo, dove Nora e Ashley sono state servite come maialini arrosto con le mele in bocca. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!